Metal Detector, Polvere di Metallo 2 al Vegas di Viareggio. Abbiamo rapito dal bancone il titolare del locale e mi diceva: che mi intervistate, che cazzo mi dite? Ma niente, cioè, possiamo dirvi che, allora, soltanto per i hotel che fa dovete venire. Perché? Grazie. Perché? Grazie. Perché sono buoni anche. Sono molto buoni, molto buoni. Io ho assaggiato qualcosina, proprio giusto qualcosina. Sei un ammiratore, dai. Sì, se sono un fans del suo sceheraggio. Insomma, dimmi, questa serata qui si sta prospettando una buona quantità di rumore, un bel casino. Sì. Insomma, dici un po', ma a te come ti è venuta l'idea di aprire un locale metal? Allora, il locale è partito in un modo e poi si è modificato col tempo e il metal, diciamo che ci ha scelto lui. E ci siamo trovati conciliati, ci siamo trovati bene insieme. Perché ragazzi, il metallaro beve. Sì, il metallaro beve, anche il non metallaro beve. Il metallaro... Tutti bevono. È la cosa... Per quello apri un locale, se no non lo apriresti. Certo, se no che cazzo l'apri? Fai che... apri un fruttivendolo e non rompi i coglioni alla gente, insomma, capito? Insomma ragazzi, io che vi devo dire? Che noi siamo qui ai Vegas, ci sta bene, c'è il mare qui vicino, c'è il metal di là, il mare di qua, il gestore qui tra un po' va ai bar a fare il cocktail. E va bene così, va benissimo così. Vienghite numerosi, perché qui c'è roba buona, c'è roba buona. Del casino, raga. C'è del casino peso, ci si diverte davvero, dai. Venite. Infradiciamoci insieme, all together now. All together. Metal Detector, Polvere di Metallo 2, Vegas, gestore, yeah. Metal Detector. E noi vi salutiamo e fanculo a tutti! Fanculo a tutti!